cibo per gatti al salmone. E il Santo Graal praticamente è gatto. Fuggi, scappa, dai la colpa alla vecchia arteriosclerotica che è meglio. Sgraffiala, sgraffiala bastarda. Sgraffiala bastarda. Aio! Aspetta. Ma quella, quella è l'altra Dawn. È la vera Dawn. Mica la figlia un attimino. No, che fa? No, non ammazzare la vecchia. È tua madre, non mi pare il caso. In realtà le sto facendo un piacere, si fidi. Nel vicinato la prendono tutti per il culo. Non solo hai mancato l'uccello, ma direi che siamo anche volati leggermente giù dal tetto. Ottimo, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. La vecchia è sparita, fuori si sta scatenando un temporalone della Madonna. E se notate bene, sulla finestra laggiù, qualcuno ci sta osservando. Che sia la vera Dawn? Ho la strana impressione che qualcuno mi stia osservando e non so perché sono salito su quel cocchio di vaso. Allora, la vecchia sarà sicuramente al piano di sopra, sarà andata a dormire. Ehi, cos'è stato quel suono? Me lo sono immaginato? Vecchia DM? Vediamo un po'. Ah, posso correre anche col gatto? L'ho scoperto solo dopo. La vecchia DM non è in camera da letto? Facci la pipì sopra, anzi la bella cagata che quando torna in camera ti faccio vedere io. Chi è che abbandona i gatti al freddo e al gelo di sotto? Insomma, ci hai capiti? Ok, proviamo a vedere se è in bagno. Magari non so se si è fatta la cacca addosso. Cos'è stato quel rumore? Vecchia DM? Si è sbrisciata di nuovo sul pavimento. Allora. Oh, vai via, Dawn. Non guardarmi mentre sono in questo stato. Guardi, signora, sono un gatto. Non è che c'ha molta reputazione da difendere con me, eh? Che è? Ah, voleva prendere le pillole. Drogata di merda. Posso scegliere se rimanere. Vabbè, dai, o andarmene. Rimaniamo. Signora, solo perché mi ha preparato le pappe quelle buone, altrimenti l'avrei già abbandonata. Mi sarei già cibato del suo cadavere. Voglio essere onesto con lei. Però se mi passo un paio di quelle pilloline, che secondo me la nonna si fa i trip allucinogeni, quelli belli. E come per magia, è l'alba di un nuovo giorno. Sperando che la vecchia non sia tipo, schiattata nel sonno. Ed è il 12 giugno. Se mi metti le date un po' sospetto cose, come se potrebbe passare un bel po' di tempo. Mi ha chiuso fuori dalla camera da letto. Ha trovato la cacca sulle coperte, vero? Vecchia? Vecchia DM? Ah, è l'alba di un nuovo giorno. Già, la vecchia è ancora lì dentro. La bastarda dorme fino alle 12. Che faccio? Olive, Olive! Svegliati, che letteralmente si terruge con... Miau, Olive, sono affamato. In effetti è vero. Olive! Donna! O esci da lì viva e mi nutri, o esci da lì morta e mi nutro di te. Ci sei? Ah, mi sa di no, vero? Olive? Olive! Olive! Cagami! Niente da fare. Sgraffagli tutta la porta, porca la miseria. Che strano, di solito mi avrebbe già dovuto dar da mangiare. Spero che Olive stia bene. Non te ne frega niente, sei un gatto. Allora, proviamo... Non so, andare al piano di sotto, vediamo... Mi nutro da solo, ci sarà del cibo. Dawn, è giunto il momento di procacciare cibo per la famiglia. Guarda se ci sono delle prede al piano di sotto. Magari, non lo so, un coniglio o un antilope. Quest'oggi cercherò di tradurlo al volo perché vi giuro, ragazzi... Sottotitolare sto gioco, sto video, mi ha portato via tanto di quel tempo che metà basta. E in realtà il primo episodio è andato abbastanza male. Non tanto di views, ma di minutaggio. C'è stato un tasso di abbandono spaventosamente elevato. Quindi, come ogni gatto normale, mi avvicino al cestino e cerco di tirar fuori tutto. Vai gatto, vai gatto. Causa i peggio disastri. Signora, impara a non avere il bidone, quello che si chiude sopra e tutte cose. Aio, quanto è duro sto bidone. Ma che macello. Ottimo lavoro, Dawn. Molto bene. Ora, quale di questi oggetti potrebbe essere il cibo perfetto da offrire a Dawn? Direi molto probabilmente il torsolo di mela. Almeno li mangia qualcosa. Con gli altri due neanche troppo. Ok, beh, immagino che questo dovrà essere più che sufficiente. Ora il gatto selvatico deve condividere le sue vittorie con il resto della famiglia, insomma. Olive, ti ho portato da mangiare, un po' come quando ti sgnaccano il topo sotto i piedi. Cazzarola, a me l'hanno sganciato vivo, una volta anche una talpa. Olive, Olive, guarda cosa ti ho portato. La scena è stata bellissima perché c'era mia madre in taverna. Il gatto le molla sta talpa letteralmente sui piedi. Senti, mia madre che urla, io che capisco la situazione. Mia madre mi fa, portami la paletta, quella per raccogliere lo schifo da terra, no? Vabbè, tira su sta talpa con la paletta, la butta fuori dalla finestra della taverna. Tanto eravamo al piano terra, letteralmente la talpa si è fatta 40-50 cm di caduta verso il vialetto. In quel momento passa il cane. Il cane ha fatto arr! E si è portato via la talpa. Mia madre... Mia madre ancora ci ripensa già ad oggi. Olive, Olive, mangia forza, porca la miseria. Non ignorarmi, donna. Sembra che il gatto selvatico dovrà provare una strategia differente. E strategia differente cosa? Non penso di poter uscire e raggiungere la finestra della vecchia per capire cosa stia accadendo. Ancora quel cocchio di uccello. Che succede?
C'è qualcuno alla porta? Sì, stanno bussando in effetti. Pronta? Signora? Ha per caso del cibo da darmi? It's Sherry. Sono Sherry, l'infermiera dell'ospedale. Come si sente quest'oggi? Guardi, sono affamato, sono il gatto. La prego, Olive, mi faccia entrare in casa. È in ibernazione in questo momento. Porti pazienza, signora. È un momento difficile per tutti. Che fa? Ma se ne sta andando via! Ma come? La peggiore infermiera della vita? Dovrebbe sfondare il vetro e cercare di capire come sta la paziente? Oh, se lo metti così però... Magari... Giusto una sgraffiata veloce veloce, figlioli, scusate, ma... Sono un gatto, ho un sistema di priorità molto discutibile. Ah, il gatto selvaggio ritorna alla sua tipica attività di sgraffiare tutto per sistemarsi le unghie. Il gatto attende pazientemente, tuttavia Olive non si vede. Ok, direi che mi sono sgraffiato le unghie abbastanza, ottimo. Non è soddisfacente quando non c'è Olive che mi dice di non farlo. Ma sarai testa di minchia al telefono? La casa è molto meno spaventosa durante il giorno. Provo a rispondere io. Pronta? Hey, mamma, ciao, sono io. Immagino che tu sia in giro a farti una camminata perché l'infermiera mi ha appena chiamato. Telefona all'ospedale quando torni a casa per prenotare un nuovo appuntamento, va bene? Ah, ha pensato che la madre si fosse dimenticata dell'appuntamento con l'infermiera. Vi ricordo che ha un grave problema ai polmoni, quindi. Quali altri danni possiamo causare? Allora, qui abbiamo la stanza di pittura della... Oddio. Il gatto ha visto cose, si triggera. No, gatto, non fare danni, te lo chiedo in ginocchio. Oh, ma dai. Ok, in mia difesa, la vecchia potrebbe anche evitare di lasciare le latte di vernice aperta direttamente qua sopra. E che stracocchio. Dai, gatto, fatti peggio danni. Ma va che roba. Come si dice, quando un'opportunità bussa, uno deve diffondere vernice per tutta casa. Non sono sicuro che questo detto esista. Sì, sicuramente questo servirà a svegliare Olive in qualche modo. Sì, posso talpare tutta casa. Ehi, perché non distribuiamo vernice letteralmente in ogni stanza di casa? Oh, sicuramente sarebbe un'attività che porterà un sacco di felicità. Sì, 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 ma posso anche cambiare colore, vediamo un po'. Quindi adesso sono verde. Sì, sono leggermente daltonico. Ho proprio una cifra. Mi sembra un po' più verde. Vai, 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 vai. Ottimo, meraviglioso. Ciao amico. Ah, è diventato amico del gattino, quello asiatico. Posso andare lì sotto a dormire oppure continuare a talpare tutta casa? Allora, ci vuole anche un tocco di roffo. Così penseranno che ho avuto il ciclo, ma vabbè, dettagli. Aspetta che poi mi sono ritalpato del giallo. Ottimo. E vediamo di... Madonna santa. A parte che questa è la vernice più densa che io abbia mai visto. Cioè, va che roba. Ok, vediamo un po' adesso di talpare anche il piano superiore. Va come si notano bene adesso le improntine. Sul pavimento qua che è decisamente molto ma molto più chiaro. Posso anche fare le formine? Potete scrivere scemo chi legge se voglio. Ma lasciamo stare che è meglio. Ok, a posto. Ho la vaga impressione che il gatto abbia capito dove la vecchia tiene il cibo. Oh no, gatto, non farlo. Signora, no, non si lascia il sacchetto così. Cibo per gatti al salmone. E il santo graal praticamente. Oddio, oh no. Come il gatto di mia madre, stesso identico discorso. Appena trovava una confezione anche messa in alto, si metteva lì a ciancicarla coi denti e ci faceva tutta la porticina. E questo era più o meno il risultato. Oppure te lo trovi con la testa conficcata dentro. Oh, Don, assomiglia a questo il paradiso? Oddio, più o meno. Questo non è molto paradisiaco, fidatevi. Come essere umano posso essere onesto. Va che macello. Se non ci buttano fuori stavolta, non ci buttano fuori più. Appena la vecchia esce dalla stanza, inciampa sul torso e vola giù dalle scale, ve lo dico io. Gatto, hai mangiato abbastanza? Oddio, va in coma. E lo trovarono morto. A un certo punto ho convinto mia madre a comprarsi una mega scatola di plastica in cui metteva direttamente il cibo di volta in volta. Faceva tutto un mix e ogni volta che serviva andava lì con qualcosa per raccoglierlo e lo metteva nella ciotola dei gatti. Fidatevi che da quel momento gli incidenti si sono ridotti, tranne quando mia madre si dimenticava di chiudere correttamente la scatola. E come per magia siamo di nuovo nella giungla. Cioè vi salto le parti, magari quelle un pochettino più noiosette. Come detto, voglio vedere se la serie si ripiglia un attimino. Oh mio Dio, questa volta sono diventato gigantesco. Ok. Ok, prima ero la regina dei croccantini, ora devo diventare la regina dei conigli. Ah, li devo seguire. Mi sembra un ottimo ragionamento. A parte che c'è una nebbia veramente spaventosa. Vediamo un po' dove si stanno rifugiando i bastardi. Mi porteranno dritti dritti alla loro tana. Che poi davvero vai a sapere cosa cazzarola sognano gli animali. È già difficile capire quello che sogniamo noi e tutti i collegamenti consci e inconsci e tutte cose. Fuggite, sciocchi! Sono la regina dei conigli! Cosa devo fare? Ce ne sono veramente un bel po'. Li abbiamo messi, non dico all'angolo, ma ci siamo capiti. C'è il minigioco delle zampine, vero? Sì, non mi sbagliavo. Quindi quando mi passano davanti
Devo cercare di afferrarli a seconda della zona specifica in cui li trovo. Il telefono? Porca la miseria. Dai, che sto sognando, non rompete le balle. Probabilmente è la figlia che sta cercando di chiamare la madre. Mamma, mamma, non ti ho sentito in tutto il giorno. Spero che tu non sia ancora arrabbiata per quello che ho detto a proposito del gatto, vero? Cioè, non volevo dire quello, ok? Vedi di richiamarmi. Oh, oh, vedo il classico colore dei lampeggianti di un'ambulanza o della polizia. Questo non è un buon segno? Gatto, è meglio se ti svegli, ciccio, perché... So cazzi. Mo la figlia si incazza come non ci fosse un domani. Gatto, fuggi. Scappa, dai la colpa alla vecchia arteriosclerotica, che è meglio. Oddio mio. Mamma, mamma, sono io, ci sei? No, la vecchia delle chiamate non è al momento raggiungibile. È schiattata male al piano superiore. Ora il gatto selvatico deve scegliere il posto in cui nascondersi. Direi sotto la sedia qua. Perfetto, tutta la poltroncina, insomma. Perfetto, era il luogo anche più vicino. Sì, mi sa che è arrivata con i paramedici, molto probabilmente. Venite con me al piano superiore. Ah, lei sa già che la madre è tipo steccata male sul divano. Sì, sul divano, sul letto, scusate. Perfetto, nessuno ha notato le talpate sul pavimento, eh. Oh, mamma. Mamma, ma tranquilla, mamma, andrà tutto bene, ci sono io, ok? I paramedici si prenderanno cura di te. Stiamo andando all'ospedale. Te lo prometto, mamma, andrà tutto bene, ti amo. Signora, non si dice mai andrà tutto bene su sto canale, dovrebbe saperlo. Che poi la vecchia ci schiatta veramente male. Fate attenzione, non sbattetela avanti e indietro. Oh, con calma, con calma. Ok, miau, miagolo, vi faccio notare. Oh, lasciate stare il gatto. Ma come, signora, mi ignora? Guardi che la vecchia che ha talpato il pavimento, io non c'entro nulla. Ah, sa che sua madre è un pochettino rincoglionita, sono cose che capitano. Vabbè, abbiamo il cibo? Me ne sono mangiato tanto, per dover di cronaca. Olive, Olive, dove stai andando? Torna indietro. Immagino che dovrò fare io la guardia alla casa. Puoi contare su di me. Sono diventato un gatto da guardia con tutti i danni che ho fatto. Ma lasciamo stare, che è meglio. Perfino i quadri sono storti, eh. Questa casa è veramente spaventosa. Mi sa che rimarrò qua sotto fin tanto che Olive non sarà tornata indietro. Sempre che ritorni domani mattina. Mi manchi, Olive. Perché potrebbero tenerla in ospedale qualche giorno extra. E si è scatenato un leggero temporalone. Dopo aver passato ore e ore a essere un gatto spaventato, Don finalmente si addormenta sotto la poltrona di Olive. Ah, era anche un luogo affettivo da quel punto di vista. Ok, ed è il 13? No, 14? No, 15 giugno? Sono rimasto da solo in casa. Oh, gli ho portato il torsolo di mela per ben 3 giorni. Vabbè, fin tanto che hai l'acqua, basta bere l'acqua del gabinetto. Da quel punto di vista sei a posto. E il cibo di sotto era un intero sacchetto. Non so quanto fosse pieno, ma non è che muori di fame domani mattina. Gatto, che macello hai fatto oltre alle talpate? Ma ha tirato giù tutto. Guarda, ha scappottato la sedia lì, la pianta da quest'altra parte. I quadri, perfino i quadri sono storti. Ma mi prendete in giro? Va, che disastro. No, davvero, se la figlia torna a casa senza la madre e vede sto casino. Beh, è passato qualche giorno, eh. Spero che Olive si ricordi ancora di me. Poi potremmo correre nella natura selvaggia assieme. Guarda, la vecchia neanche si trascina nella natura selvaggia. Dicevo, se torna a casa da sola e trova sto casino... Oddio. Non mi dite che ho fatto il predictone, perché sarebbe la cosa più prevedibile per la tra... Ah no, c'è anche la vecchia. Ok, sei a casa adesso, mamma, rilassati. Siediti qui, mamma, ti prenderò dell'acqua. Vi siete dimenticati di me, bastardi degli umani? Ok, andiamo a fare le fusa alla vecchia, che la figlia non mi ha notato. Era così anche prima, glielo giuro, signora, è stata la vecchia di merda. Io non c'entro nulla, anzi ho provato addirittura a ripulire. No. Io? No, 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 io non c'entro niente. Scappa, gatto. No, mi ha preso, la bastarda mi ha preso. Madonna, quante si brutta in primo piano. Signora, per favore. Che poi non trova marito, con quella faccia da merda che si ritrova. Sgraffiala, sgraffiala bastarda. Sgraffiala bastarda. Signora, se mi tocca di nuovo le faccio un tatuaggio a sangue sulla tetta. Mi faccio girare le balle. Siamo fra donne, avanti, la possiamo risolvere pacificamente. Non mi sbatta fuori. No, no, avanti, signora. Sono abituato a stare in casa ormai. Mi sono affezionato agli interni, dica. Ti prego di lasciare mia madre, ok? Non ha l'energia per badare a un animale adesso, eh. Pensavo che avessi capito il mese scorso quando ti ho buttato fuori casa la prima volta. La bastarda. Quindi è lei che ha buttato fuori l'altra gatta. Cioè la donna originale. No, signora, si vergogni. Ma Olive ha detto che io faccio parte della famiglia. Beh, il gatto selvatico ora deve cercare di ricomporsi, eh. Troviamo un modo per rientrare in casa. Ciao, miau, fatemi entrare. Non caga nessuno, eh. Scusate, non potete lasciarmi qua fuori, signora? Porti pazienza.
Ho bisogno di vederla. Devo assicurarmi che la vecchia di merda stia bene. Allora, diamo un'occhiata se magari posso veramente passare da una delle finestre. Posso saltare tipo qua. Vai. Ok, ha funzionato. No, aspetta, il gioco non è piaciuto. Mi sono tipo buggato. No. Ok, il gioco ha detto non farlo mai più. Non mi piace questa roba. In realtà non ero io a muovere il gatto sulle finestre, ma era il gioco che cercava un punto d'appoggio. Ah, il buco sul muro. Ma certo, il buco sul muro mi sembra l'idea perfetta. Vediamo un po'. Sì, vabbè, è gigantesco. Ci passano 86,9 gatti da sto buco. A parte che potevo anche passare. Che succede? Don, credo che tu sia bloccata. Non prenderla per sul personale, ok? Non dipende da te, è solo che è un buco molto piccolo. Non è vero. Non è vero, gatto. No, no, se si sta a calcolare è finita, ciccio. No, no. Non mi potranno più identificare? Potrei essere un gatto qualunque. Ma porca la miseria. Vabbè che non si sarebbe neanche dovuto strappare così, eh? O era proprio una cinesata da 1,50 euro? Beh, Don, volevi la libertà? Scommetto 100 euro che se passo in mezzo alla strada, pff, mi mettono sotto con la macchina. Ok, vabbè, almeno ti puoi godere la tranquillità. Le animazioni del gatto sono fatte anche abbastanza bene, cioè non è un gioco che punta sul super mega realismo. Occhio alle macchine. Succede? Aio! Aspetta! Ma quella è l'altra Dawn! È la vera Dawn! Cioè io tecnicamente sono il clone, insomma l'impostore. Oh no. Dawn, piccolina mia, non ti posso perdere di nuovo. Mamma, mamma, ti prego, ritorna dentro. Sappiamo tu. Non stai bene, lascia stare il cocchio di gatto. No, no, è la mia piccolina. Devo prendermi cura di lei. Oddio, non ci credo mai nella vita. Mamma, mamma, ok, senti, rilassati e riporta dentro il gatto. Oh, porca la miseria. E adesso come la mettiamo? Scusate. No, tecnicamente sono io il nuovo gatto. Ehi, aspetta, cosa diavolo è successo? Vediamo di rientrare in casa, dice la voce fuori campo. No, mi avete abbandonato, ehi, aspettate. Avete il gatto sbagliato. Scusate, signore, cioè, quello è un impostore. Ma no, non ci credo mai nella vita. Io vivo qui, fatemi entrare. Non mi caga nessuno, sono tutti sordi. La ciotola del cibo, la mia ciotola del cibo si trova lì dentro. Che è la cosa importante, eh. Ok, questo è un bel problemone. Ok, devo premere il pulsante. Ti vedo, bastarda, guardala lì. Oh mio Dio, Don, sei così sporca. Dove diavolo è finito il tuo collare, peraltro? Don, stai pensando quello che sto pensando io? Già. Per essere un gatto nuovo, beh, è stranamente a suo agio all'interno della casa. Forse Olive non ti ha visto, no? Ah, su quello ti do ragione, Olive non mi ha visto. Ma l'altro gatto sa esattamente quello che sta facendo. Oh, porcaccia la miseriaccia. Ok, vediamo un po', magari è rimasta una finestra aperta, non lo so nemmeno io. Aspettate che devo premere il tasto giusto. Guardala là, la bastarda. Ok, mamma, oggi ti sei mosso anche troppo, ok? Metti giù il gatto, per favore. Ecco, prendi le tue medicine, ti aiuteranno a dormire. Ok? Poi io ti metterò a dormire. Oh, mi dispiace per tutti i casini che ti ho causato, figlia mia. Mamma, davvero, non c'è nessun problema, ok? Guarda l'altro gatto come si è ripigliato in fretta. Quindi è lui, barra lei, anzi, in questo caso, che abbiamo visto ieri sera. Cazzo, ma siamo veramente due gocce d'acqua? Ma forse io sono il gemello cattivo? Oh no. La vecchia l'ha presa bene anche il fatto che gli ho talpato tutta casa e deve tipo ripulire ogni singola superficie. Beh, spero che tu non abbia paura delle altezze, Dawn, vero? Però forse è il momento di trovare Olive. Quindi vuoi che io vada sul tetto? Mi prendi per il chiurlo? Allora, vediamo un po'. Perché qua... Ah, siamo dall'altro lato del cancelletto, in effetti. Possiamo passare da lì? A livello teorico non dico di no, a parte che... Which help them walk silently through their habitat, or in this case scale the side of an aging house. Grazie, dovevi parlare proprio mentre stavo bevendo, così devo mettere i sottotitoli, ma vabbè, dettagli. La riporta. Allora, vediamo di salire qui e poi qua. Quello che volevo dire è che non ho mai visto una casa con dei tubi così pronunciati, vabbè, grondaie. Cioè, nessuna casa ha delle grondaie così. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Allora, diamo una sbirciata veloce veloce. Ok, qua in bagno non c'è nessuno. Olive! Olive! Dove cavolo sei, donna? Ma dimmi te, questi umani, tu gli talpi tutti i pavimenti di casa? Ed è così che ti ripagano. Ok, dimmi che non puoi volare di sotto. Porca trotta, per un secondo mi sono cacato. Salta sopra. Perfetto. Cosa sono sti tubi trasversali? Che boia di casa ci avete in Australia? Aspetta, mi si stava buggando il gatto. Signora, che fa? Non farti vedere dalla ciccia. Che fa? Guarda i documenti? Sono bollette da pagare?
Lo so, si mangia tutta la pensione della mamma. Non può andare più in vacanza al mare e tutte cose con i soldi della vecchia. È tutta disperata, santa pensione. Ok, proviamo a dare un'occhiata. Oh, sì, possiamo raggiungere la finestra della camera di Olive. Passando da di qua, vaiero. Ma do che salto per un secondo, mi ero cacato. Vecchia DM! Vecchia arteriosclerotica, mi hai lasciato fuori? Ah, è già qua la figlia? Non gli frega niente della mamma, le interessa solo del vile denaro. Come a me interessa solo delle crocchette e tutte cose. Oh, basta, basta, non ce la faccio più andare avanti in questo modo. Che fa, si mette a letto con mamma? Sì, anche la figlia un attimo. No, che fa? No, non ammazzare la vecchia. È tua madre, non mi pare il caso, signora. Signora? Che faccio? Proviamo a salvare la vecchia o me ne frego altamente? Ok, sgraffia tutta la finestra. Forse perché le bollette dell'ospedale sono diventate troppo alte. Vabbè, bollette, le fatture, dai, insomma, avete capito? E quella ha detto, se la ammazzo forse resta ancora qualcosa dell'eredità. Signora! Avanti, ma porca la miseria! Ciao, mamma! Oh, non piangere, May. Andrà tutto bene. Vecchia di merda, l'unica cosa che non devi dire su sto canale. Non hanno imparato nulla, 6.000 video e la gente ancora non ha capito che non vanno dette quelle tre paroline. Scusate! Ma che siete tutti clienti dell'Amplifone che stracocchio? Ah, tutti sordi, tutti duri di orecchio. Ok, questa come la risolviamo? A parte che sono tutti scalzisti, ma vabbè che c'hanno il pavimento quello col... Ma cazzarola, si è messo pure a piovere? Così all'improvviso. Va che in Australia il tempo peggiora in 1,8 secondi? No, guarda, mi ha visto dalla finestra, l'avete vista? La bastarda. Se quella è la donna originale che è scomparsa tempo fa... Questo vuol dire che noi siamo gli impostori? Esattamente, è diventato praticamente Among Us, ma con i gatti in Australia. È una versione un po' speciale. Sentite, prima o poi qualcuno aprirà quella cazzarola di porta. Aspetti lì davanti, appena aprono, ti pianti dentro e tanti saluti. Magari la vecchia vuole tenere due gatti. Tanto ci riconosce facilmente, io sono quello stronzo e l'altro gatto è quello un attimino più educato, più dolcino e tutte cose. Se lui fa quello dolcino, io posso anche sbattermi nelle balle tutto il giorno. Allora, siamo di nuovo nella mia psiche molto ma molto felina. Solo che stavolta ci sono elementi della casa, perché il gatto non sogna più solamente la natura, la libertà, ma ormai la casa stessa è diventata la sua casa. Spero che abbiate capito cosa intendo. Oh, che bello, sognò anche la figlia. Salve, signorina. Sei un parassita, non ti vogliamo qui. Pest mi pare che può essere tradotto anche con parassita. Tornatene da dove provieni, gattaccio. Ah, lei è una gattista, scusi, Non si dice tornatene da dove provieni. Porca miseria. La signora ha votato per Trump dall'Australia. Lascia stare mia madre. Signora, la sgraffio tutta se mi fa girare le balle, Porca miseria, sono una pantera io praticamente, C'ho un cugino che è pantera. Antonio Panteras si chiama, ma vabbè, dettagli. Vattene, brutto parassita. Signora, parla lei che è lì che fa il filo alla pensione della madre. Cazzo, l'ha quasi ammazzata. Se non mi fossi messo io a sgraffiare la finestra, la vecchia sarebbe schiattata male. Tanto voglio dire, sarebbe soffocata comunque. Se la trovano soffocata, chi è che va a fare un'autopsia? Oh, oh! Tornata la forza di gravità all'improvviso? Che succede? Oh, oh. È la madò. Mi pare un pochettino eccessivo. Tu non appartieni a questo posto. È un incubo molto umano, se vogliamo essere onesti, più che felino, immagino, Cioè, devo andare di deduzione, non sono un esperto di componenti oniriche dei felini locali, ma vabbè, dettagli. Ok, secondo me se possiamo sfondare una finestra, fare un po' di casino per attirare l'attenzione su di noi. Devo capire solo se la figlia è ancora in casa con la madre. Ok, e siamo al 16 giugno. Cioè, per fortuna che è capitato all'inizio dell'estate, quindi non fa ancora troppo caldo e puoi star fuori più tranquillamente. Se fosse capitato d'inverno sarebbe stato nettamente più difficile. Allora, la via è abbastanza tranquilla, deve essere tipo domenica mattina, quindi forse posso dare un'occhiata in giro. Mostrerò Olive che faccio parte di questa famiglia. Sì, faccio ancora parte di questa famiglia. Certo, giusto. Gatto, se non lo sai tu. Sì, mi posso muovere liberamente per la via. Il territorio del gatto selvaggio è grande e inesplorato, quindi chissà quali segreti si nascondono al suo interno, dicevo. Quindi devo andare in giro a ficcanasare. Wow! Qualcuno ha una passione per gli gnomi da giardino? No, volevo buttarli giù, sarebbe stato troppo bello. Ah, questa deve essere la spacciatrice di gnomi di Olive. In effetti, latte, latte.
Oddio, ditemi che posso procacciarmi un po' di latte? Almeno mi posso abbeverare? Oh, il latte è anche un cibo molto nutriente, eh? Ma non è che abbiamo fatto più di tanto. Forse devo buttarci sopra qualcosa di pesante. È un ragionamento non da poco. Madonna, sono uno più brutto della... Cos'è sta roba? Non mi dite che siete fan degli gnomi del giardino? Nonostante ci siano milioni di anni di evoluzione, gli umani hanno imparato a proteggere il loro prezioso latte. Tuttavia, nel frattempo, i felini hanno imparato a padroneggiare la forza di gravità e hanno qualche trucco dentro la proverbiale manica. Spero che nessuno senta il casino che stiamo facendo. Madonna santa. Guardi, signora, proprietaria degli gnomi, in realtà le sto facendo un piacere, si fidi? Nel vicinato la prendono tutti per il culo? Ok, ci siamo quasi. Gatto, potevi anche spostare la bottiglia di latte a sto punto? Visto che siete così tanto esperti, ma vabbè, dettagli. A posto? E voilà! Con molta delicatezza abbiamo aperto la bottiglia di latte. È esattamente quello che farebbe un gatto. Come diceva sempre lo zio Larry, non piangere sul latte versato, ma leccalo. Cazzo è sto zio Larry? L'ho sentito citare più volte anche nella scorsa puntata. Ecco, magari occhio a non leccare un pezzo di vetro, gatto. Perfetto, ruba il latte dagli umani, obiettivo completato. Cosa vuoi che sia, solo un gatto e anche normale? Ok, almeno ci siamo nutriti e un tanto abbiamo risolto uno dei problemi. Vediamo un po' cos'altro si cela presso le altre case dei vari vicini. Il gatto selvaggio deve cercare di elaborare un piano in modo tale da tornare dalla sua compagna. Vediamo di gironzolare per la via in modo tale da trovare qualche indizio. Scusate, mi andava andando via la voce. No, io non ho intenzione di bagnarmi. È vero, sono un gatto. Ok, torniamo indietro dall'altra parte e cerchiamo di concentrarci su Olive. Magari potremmo portarle un regalo o qualcosa del genere. Oh, ho trovato dei bidoni buttati lì un po' ad coccium. Scusate la franchezza. Scusate, ma come cazzo l'avete messo i bidoni? Forse posso saltare dentro uno dei bidoni. Vediamo un po' se c'è qualcosa di utile al suo interno. Si aspetta, ho visto qualcosa. Vediamo un po'. Ricordati di riciclare, umano. Ok. Pure il gatto lo sa. No, non ce la faccio, non mi fa salire dentro il cazzarola di bidone. Ok, vediamo un po'. Questa vicina di Olive invece c'ha i fiorellini. Il gatto dice, ma perché gli umani danno agli altri umani dei fiori quando sono tristi? Beh, potrebbe essere una buona idea. Se sai strappare uno di questi fiori. Vediamo un po' se c'è altro. Anche qua abbiamo altri bidoni della spazzatura da controllare. E... No, non ci provo nemmeno, anche io ho degli standard. Ma perché? Non hai problemi a mangiare la spazzatura, gatto? È un po'. Miau! Oh mio Dio, stai zitto, per favore! Scusi, signore! Me ne vado via, a quanto pare al signore non piacciono molto i gatti. Però ho un bel giardinetto, eh? Vediamo un po', non vedo altro nemmeno qua dietro. No, non posso scalare questo, cadrei dall'altra parte. Ah, ok, siamo dietro la casa di Olive, come potete vedere. Presumo che anche la vera Dawn originale, probabilmente, non uscisse più di tanto. Peraltro c'è una macchina parcheggiata fuori da casa di Olive. Potrebbe essere l'auto della vecchia. No, no, non voglio essere investito da questa bestia. Puoi passare sotto? Sei un gatto, devi andare sotto la macchina. E che stracocchio. Possiamo chiedere un'occhiata da questa parte? Non vedo degli ovvi limiti videoludici. Questa mattina è tutto stranamente molto calmo. Immagino che tutti stiano ancora dormendo. Sì, come ho detto io... Che succede? Deve essere domenica mattina. Però vediamo un po'. Prima o poi incontrerò qualcuno che sicuramente ha un cane e me lo izza contro. Miao! Te l'avevo detto di non andare da mangiare al gatto. È vero che poi ti rompono le balle da qua fino alla fine dei tempi? Quella volta che ho dato da mangiare un gatto selvaggio, poi è diventato il fantomatico gatto nuovo. Lo abbiamo ritrovato, ma grazie, eh! Mai una stracocchio di gioia nella mia vita. Ok, questa è la casa in fondo alla via. Vediamo un po', qualcuno mi aprirà prima o poi? Oh no, tesoro, quel gatto selvatico è di nuovo alla porta. È vero, sono selvatico. Non riesco a capire come mai Olive non mi riconosca. Cioè, ho capito che è vecchia, ma non penso sia stupida. È che siete uguali, siete letteralmente come due gocce d'acqua. Gli animali spesso si riconoscono per l'olfatto, anche se molto probabilmente avete... visto che i gatti, basta mettergli un cartonato di un gatto, un disegno di un gatto, la foto di un gatto o uno specchio e svari un animale. Miau! Vattene! La via in cui tutti odiano i gatti. Mai vista una roba del genere? Ok, le persone si sveglieranno molto presto, dovrei darmi una mossa. Gatto, sto cercando di capire cosa vuoi della mia vita. Ok, mi resta un'ultima abitazione da controllare, ovvero quella che si affaccia di fronte a casa
Della vecchia. Lo zio Larry era più un cane che un gatto. Amava spaventare i ragazzini quelli piccini. Lo zio Larry era un po' una testa di minchia, ma vabbè, dettagli. Ok, ecco che è partita una cutscene. Oh no, non farlo. Forse potrei portare un uccello Olive. Sono sicuro che gli piacerebbe un sacco. Ah, guarda, noi umani adoriamo i cadaveri degli uccelli spalmati sui nostri piedi. Beh, questo è anche vero, in effetti. Ok, beh, questo quantomeno è il ragionamento della tenera docile bestiola. Te la faccio salire sul tetto? Ok, piano, piano. A parte che questo è l'uccello più stupido del mondo, a quanto pare. Non è il rumore di un merlo questo, più che di un non so che uccello tu sia. Avanti, Don. Dai la caccia all'uccellino. Allora, aspetta che mi sbaglio qui, time event. Se no facciamo una figura di M. No! Non solo hai mancato l'uccello, ma direi che siamo anche volati leggermente giù dal tetto. Ok, che sono un gatto, non ci sono troppi problemi. Atterriamo sempre sulle zampine, in un modo o nell'altro. Cioè, hanno una abilità veramente incredibile. E, olè, sono finito nel cespuglio. Tutto bene, tranquilli. Beh, il gatto selvaggio atterra sempre sulle sue zampe. Tranne tu, Don. Tranne tu. No, per favore, non mi prendete per il chiurlo a suo modo. Ok, e sul tetto dall'altra parte? Quell'uccello chiaramente mi sta perculando. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungerlo anche dall'altra parte. Forza, Don. Tentativo numero due. Non facciamo la figura di merda della farfalla, che lo eviterei molto volentieri. Sin dall'antico Egitto i gatti sono sempre stati celebrati per le loro abilità motorie e per le loro abilità cognitive. Tranne Don, è l'eccezione che conferma la regola. Ok. Ah, quello che ho detto anch'io! Non evitiamo di ripetere il casino della farfalla. Signore, che fa? Mi copia il commentary? Vabbè, è comunque un uccello. Non è che sta lì fermo come un povero pirla a aspettare qualcuno lo catturi. È salito su un albero? Ok, nel parchetto al centro della strada. Buono a sapersi. Ho notato peraltro che c'hanno tutti i tetti strani da queste parti. Ma che cazzarola di grondaia avete in casa? Don, salta di sotto. Miau. E vabbè, con quale agilità? Allora, credo che si tratti di uno di questi alberi. Forse quello davanti a me? Non ne sono pienamente sicuro. No, mi pare fosse questo qua sulla destra. È sopra di me. Salta su, gatto. Sto arrivando a prenderti. Oh no, c'è il nido. Ma c'è anche il piccolo stellino. Ma no, ma mi salgono i sensi di colpa. Ok, mi avvicino un pochettino. Sì, ma non continuare a far casino, sennò ti sentono tutti, anche i predatori, fin dei conti. Ok, mi avvicino un altro po'. Uccellino, dovresti tipo attirare la mia attenzione e allontanarmi dal nido. O uccidiamo il piccolino o la madre. The wildcat sets its sights on the plump mama bird. Lo so, ma così non è che abbiamo risolto più di tanto. Voglio dire, in fin dei conti, se il piccolino non ha nessuno che gli porta il cibo, è comunque fregato. Mi dispiace, piccolo stellino. Ok, l'uccello l'ho preso, credo. Vediamo un po'. Lo abbiamo sicuramente ferito. Forza, Don, è giunto il momento di assicurarti che la preda sia morta. Oh, ragazzi, la natura funziona così, eh. E la smetti di copiarmi le battute? Ma è esattamente quello che ho detto io. Vabbè, quindi i dialoghi sono un po' prevedibili. Ma no, ma povero piccolo uccellino. Niente, ragazzi. Darwinismo. Mors tua vita mea. Oh, avanti, Dawn. Non sembrare così tanto compiaciuta. Non hai realmente cacciato l'uccello. A malapena sei riuscito a buttarlo giù dall'albero, ok? Probabilmente era anche vecchio e malaticcio. Ciccio, è che devi sminuire tutto il mio lavoro? Beh, in effetti sì, ho fatto un lavoro veramente di M. Sono il peggior gatto da caccia che si sia mai visto. Ok, ora devo trovare il modo di attirare la... La vecchia è fuori! La vecchia... Che la vecchia sia fuori è un dato di fatto. Intendevo era fuori dalla casa. Ok, vecchia! Guardami! Sono il copycat del tuo cat, l'impostore e tutte cose. Ma cazzarola, ho buttato la fatica che ho fatto. A parte che sei tu che sei venuta a cercarmi, in primis. Salve, buongiorno. Sono il gatto dimenticato fuori. Sputalo fuori! Va bene, ok, se me lo comandi tu, umano, io obbedisco. Magari è ancora vivo, più o meno. Oh, grazie, molto gentile da parte tua. E l'uccello vola via. Okay. Cosa ti è successo, piccolino? Aspetta, lascia che ti tolga tutto il fango dalla faccia. Stai fermo. Posso decidere se sgraffiarla o avvicinarmi. No, no, mi avvicino. Che sgraffi a fare? Devo rientrare in casa. Oh, ma non sei dolcissima. Sembri proprio uguale al mio gatto. Come sembro uguale? Signora, sono il suo gatto. Signora, è lei che mi ha preso dal gattile? Ma scusi, signora, per caso... Sbattuto la testa? Oh, vorrei prendermi cura anche di te, ma ho già un gatto a casa. No, sono io quel gatto, signora, sì. Quello è l'imposture. Ah, vecchia, ormai arteriosclerotica, lascia stare, gatto. No, 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 smettila di miagolare. Oppure mia figlia penserà che mi voglio occupare di tutti i gatti che si trovano in giro per la strada.
Oh, avanti, non guardarmi in quel modo. Mi dispiace, piccolina. Perché adesso non te ne vai? Su, 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 vai, 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 vai. Ma come? Cioè, come ha fatto a riconoscermi, signora? Vabbè che sono fuori, l'altro gatto è dentro e l'altro avrà rimesso il collare. Lei non è la più furba del circondario, eh. Praticamente c'ha le catarate. A lei qualunque gatto sembra... sembra Dawn. Ok, madre e figlio si sono riuniti, a quanto pare. Mi stava chiaramente dicendo: ah, strozzo, va che sono ancora vivo, eh. Olive, non puoi lasciarmi qua fuori. Torna dietro, lo capisci? Non ti piaccio più, avanti. Io comincio a miagolare senza il benché minimo rispetto. Gli rompo le palle, sto qua a miagolare finché non rientro. Ah, sono veramente rimasto qua davanti, fuori dalla porta. È la tattica migliore, prima o poi l'umano dovrà uscire. Posso scegliere se andarmene o restare. No, no, aspetto ancora un pochettino. Prima o poi. Magari Olive non mi ha riconosciuto, quindi aspetterò qua per un po'. Come potete vedere, il tempo sta passando molto, ma molto rapidamente. Sì, sì, continua a restare, gatto. C'è un cazzo in meglio da fare. Sì, beh, sono sicuro che Olive potrebbe tenere tranquillamente due gatti. Magari sarò proprio io a suggerirglielo, non appena la vedrò. E quindi sì, decidiamo di rimanere ancora un po'. Olive? Olive, sto diventando un pochettino impaziente, devo essere onesto con te. Ormai è passata l'intera giornata, in fin dei conti. E gioco dice, magari è meglio se ti allontani. È abbastanza ovvio che non uscirà. Ehi, Olive, i membri della famiglia non chiudono gli altri membri della famiglia fuori casa, ok? E che gatto non capisce che l'umano non la capisca, molto probabilmente. Ok, c'è solo un piccolissimo problema. Sono calate le tenebre. Pertanto, beh, che i gatti non c'hanno problemi a star fuori la notte. Guarda, beh, ci sono topi dovunque. Australia, già c'è i ragni da film horror. Cioè, che infestazioni di topi a queste parti, non è normale? Vabbè, è il momento migliore per un gatto per andare a caccia e tutte cose. Ad ogni modo, gente, direi che anche per questo episodio di Copycat ci possiamo fermare qua. La trama si sta infittendo. Pensavo che saremmo stati noi a dover difendere la casa dall'invasione dell'altro gatto. Invece no, siamo finiti fuori per pura casualità e l'altro gatto ha avuto occasione di rientrare. Cioè, mi sento anche un po' in colpa, i fidei conti. Ma cazzo, mi hanno scelto me al gattino, Sono venuto io a rompere la balle, non è che ho rubato volutamente il ruolo di quel gatto lassù nella finestra. Nei commenti ovviamente fatti sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti non siete bravi a cacciare gli uccelli. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!